Tripiedi. Ci siamo? No. Romele, sta votando. La votazione è chiusa. Presenti 431, votanti 426, astenuti 5, maggioranza 214, favori 163, contrari 263, la Camera respinge. Siamo al 2.15, Brescia. Pregano i Brescia. Su questo davvero telegraficamente, per dire che, per informare l'Aula, chiedo un momento di attenzione da parte di tutti. Stiamo semplicemente proponendo di aggiungere tra i criteri che devono essere utilizzati dai giornali che vogliono accedere al finanziamento pubblico, quindi non da tutti, solo da quelli che vogliono accedere a questo finanziamento pubblico, stiamo chiedendo loro di essere corretti ed obiettivi. E la maggioranza e il governo stanno votando in maniera contraria. Grazie, onorevole Palmieri. Presidente, in questo caso il collega Brescia avrebbe ragione se avesse limitato il punto a corretto, perché un'informazione obiettiva, diciamo così, è un po' difficile per il semplice fatto che ciascuno di noi è un essere umano che ha un proprio punto di vista. Quindi ci asterremo su questo emendamento, condividendo l'intenzione, ma diciamo, le parole hanno il loro peso, quindi corretto sarebbe già un enorme passo in avanti rispetto all'informazione che vige attualmente finanziata con i soldi pubblici. Grazie, onorevole Rampi. La cartina tornasole del lavoro che si è fatto, nel senso che gli indirizzi che si danno al governo sono degli indirizzi molto precisi e puntuali. I due termini citati a questo emendamento non c'è nessuno in quest'Aula che non li condividerebbe, ma non sono in alcun modo misurabili, non sono verificabili in alcun modo e quindi noi li potremmo inserire e non servirebbe assolutamente a niente. Allora, proprio per questo noi diamo parere contrario, perché gli indirizzi che vogliamo dare sono degli indirizzi che devono essere puntuali e verificabili, non tanto per dirci delle cose che condividiamo tutti ma che non hanno nessun valore. Grazie, onorevole Caparini. Sentito il relatore, potrei obiettare che varrebbe la stessa cosa anche per autonoma. Quindi, comunque mi